Mister Giovanni Donnarumma Vivicentro chiede una gara di sostanza e compattezza, quella che è servita oggi per riprendere il cammino con tutti i ragazzi che non si sono risparmiati per lui. Assolutamente no, credo che forza, quando si dice squadra vuol dire che c'è squadra, no? Io credo che è un regalo che facciamo ai nostri tifosi, no? Perché è dato tanto patire, finalmente la squadra si è ricompattata come piace a me. Sono contento anche per la mia società, i sacrifici li so cosa sono e so benissimo che è stata una partita sofferta ma giocata alla grande da parte nostra, concreta, determinata, dove David, dove Schiavi, dove Altobelli hanno risposto alla grande a un nuovo modo di giocare. Natale Giusti invece, sempre Vivicentro, il cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3 ha dato più equilibrio alla Juve Stabia in mezzo al campo, risolvendo i problemi della gestione Sottili nelle gare fuori casa. Una sua considerazione sulla prova di Schiavi e sul centrocampo molto più solido rispetto alle precedenti uscite. Ma io credo, al di là di... Sono stati bravi i ragazzi li conoscevo, hanno disputato una grande partita sotto l'aspetto tattico anche, dobbiamo ancora migliorare, ma sono convinto, a prova di Schiavi non avevo dubbi che è un giocatore straordinario, un giocatore che ci può dare una grande mano per la nostra salvezza. Michele ha imparato, Metropolis, anche lui insiste sul centrocampo, dice centrocampo autore di una buona prova, Schiavi, gol a parte, sembra una guida imprescindibile, eppure Sottili a lungo non ha puntato su di lui. Inoltre Davi ed Altobelli ai suoi lati danno il giusto equilibrio. Sì, ma c'è anche da sottolineare la gran prova di Panico, perché ha dimostrato la gran prova di tutti i ragazzi, ecco, non sono abituato. Devo dire che lavoriamo per questo, per migliorare tutto. Domenico Ferraro, Gazzettino Vesuviano, una Juve Stabia concreta e determinata alla fine di un match dove contava fare risultato. Quanto di Novellino come trainer c'è in questo risultato pieno alla luce della gestione tattica del match contro il Messina? È una sua rivincita sulle critiche della prima parte di stagione? Ma critiche, ecco, ci tengo a sottolineare che critiche no, assolutamente. La squadra giocava, abbiamo perso una o due partite. Ma al di là di questo io credo che sia la cosa più bella essere tornato, e questo devo ringraziare la mia società, essere tornato per dimostrare che io ho una certa età, ma come età, ma com'è, sono molto giovane come idee. Raffaele Izzo, Corriere dello Sport. Mister, a suo avviso è una vittoria figlia del lavoro psicologico o tattico svolto in questi giorni? Un po' tattico anche, psicologica, ma un gran merito va a parte, va sottolineato anche quel lavoro che ha fatto anche Sottile, ecco. Ci tengo a sottolineare questo. Anche Davide Soccavo sostanzialmente chiede la stessa cosa, Stabia Channel. Ultima, che cosa sta provando a livello personale dopo questo meritato colpo da tre punti, Gianluca Picella, Magazine Pragma? Grazie, è una goduria, no, ma la goduria perché sono contento per la mia società e per i tifosi.